negava a turisti e napoletani la vita nella piazza e la vista della chiesa dei Girolamini. Ecco perché questa mattina la Procura di Napoli ha disposto il sequestro del gazebo di una pizzeria presente nella storica piazza del Decumano Maggiore. I carabinieri del Nucleo Tutela Ambientale si sono presentati in piazza dei Girolamini, dove si trova lo storico monumento passato all'onore delle cronache per il furto di preziosi volumi al suo interno. Dalle indagini dei militari è emerso che il locale pubblico aveva soltanto una concessione temporanea rilasciata dal comune, nelle more del parere obbligatorio della sovrintendenza che si è rivelato poi negativo. Peraltro la struttura realizzata non era neanche conforme alla concessione temporanea ottenuta dall'amministrazione. Per i magistrati quel gazebo ha causato pregiudizio al godimento della piazza e della facciata della chiesa. Il titolare della pizzeria si era reso protagonista insieme ad altri commercianti della zona nei giorni della sfilata nel centro storico degli stilisti Dolce & Gabbana di una protesta per l'imposizione della chiusura dei locali per consentire lo svolgimento della serata di moda. La procura ha iscritto nel registro degli indagati una persona per il reato di uso di beni culturali incompatibile con il loro carattere storico-artistico in base al codice dei beni culturali e del paesaggio.